bentornati e benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è martedì 13 febbraio 2018, sempre qui in diretta per cercare di raccontarvi un po' la nostra città, i protagonisti, quello che succede. È martedì e ormai lo sapete, come di consuetudine, il martedì parliamo di periferie, lo facciamo con il nostro ospite di Consulta Periferie Milano. Buongiorno a Walter Cherubini. Buongiorno a voi, ben ritrovati. Buongiorno Walter, allora chi ci hai portato oggi e di cosa parleremo? Oggi abbiamo come ospite Monica Bergamasco, che è la responsabile dei progetti dell'associazione Meglio Milano. Buongiorno Monica, buongiorno. Benvenuta, grazie di essere qui con noi. Responsabile dei progetti dell'associazione Meglio Milano, che cos'è l'associazione Meglio Milano? Allora, l'associazione Meglio Milano è un'associazione no profit che è attiva a Milano dal 1987, quindi abbiamo compiuto 30 anni l'anno scorso fondamentalmente, e l'obiettivo per cui è nata è quello di, così un po' ambizioso, di migliorare la qualità della vita in città. Quindi lo fa in due direttrici. L'uno è realizzare degli studi e dei progetti proprio sulla città di Milano, e l'altro è realizzare delle proposte progettuali sempre, come dire, più concrete sulla città di Milano. Quindi ci sono alcuni esempi, poi citeremo magari qualche progetto. L'osservatorio è il, come dire, quello più longevo, è un'indagine su Milano che si realizza dal 1989. Nella parte dei progetti invece ci sono alcune cose come il prendi in casa uno studente o il pedibus in passato, infatti ne parleremo. Tutto per bene, che appunto quello che diciamo, l'osservatorio è poi riassunto, diciamo, il lavoro che fate in questo bellissimo fascicolo in cui trovate davvero Milano, una mappa di Milano dal punto di vista dei numeri, dei trend, insomma, diciamo dell'87, vi sono dati vedo dell'89, sì, insomma, esatto. Si ha proprio uno storico di quello che è la città di Milano, esatto. Su tantissimi temi. Walter, perché secondo te, perché oggi hai voluto appunto portarci Monica e l'associazione Meglio Milano? Cosa è importante per te? Ma perché nella nostra logica di Consulta Periferie Milano il tema è sempre quello di avere uno sguardo complessivo sulla città. Allora, l'osservatorio sulla qualità della vita, che appunto ha dato un nuovo rapporto, il 27° rapporto, dà uno sguardo su tutta una serie di macro aree, entrando anche dei dettagli, dai temi della salute, della mobilità, della cultura, che possono indicare qual è la tendenza di Milano e avere sempre uno sguardo sui vari gli spostamenti che ci sono, perché il tema è proprio della nostra città, che normalmente non fa sistema, fa delle iniziative molto importanti, però poi rimane frammentaria e frammentata. Tutti quanti dicono di fare sistema, ma poi questo benedetto sistema non si fa mai. Le periferie da questo punto di vista sono quelle più penalizzate, perché se già è frammentata la città, anche alcune volte nel suo centro e nelle sue centralità, in periferia la situazione diventa sempre più un po' dimenticata. Allora avere un quadro della situazione generale è molto importante. In più ci sono poi anche, come indicava Monica Bergamasco prima, alcune progettualità particolari che possono essere interessanti e intrecciarsi su alcuni temi che sono sempre all'ordine del giorno, all'ordine delle cronache meglio, più che all'ordine del giorno. Pensiamo per esempio prendi in casa uno studente come progetto di Meglio Milano, ma anche alla situazione degli studenti fuori sede a Milano. Tutte le volte si fanno i conteggi di quanto costa un posto letto per un fuori sede. A Milano gli ultimi dati danno circa 65.000 studenti fuori sede nelle nostre università, su una popolazione complessiva di quasi 200.000 studenti, quindi sono numeri molto grandi e sono anche risorse significative. 200.000 studenti a Milano e anche 65.000 studenti fuori sede che vivono la nostra città e potrebbero darci anche un aiuto. Per esempio l'iniziativa appunto Prendi in casa uno studente, allora, parliamo, può essere vista in questo senso. Monica, cos'è questo Prendi in casa uno studente e perché Meglio Milano propone questo progetto? Allora, Prendi in casa uno studente è un progetto di coabitazione intergenerazionale tra studenti fuori sede appunto e anziani autosufficienti che invece vivono a Milano. Quindi è stata un'idea avviata nel 2004, anche lì a seguito di un'indagine, perché la logica di Meglio Milano è sempre quella di un po' di studiare per poi intervenire.
La logica è stata quella di mettere insieme due esigenze diverse ma compatibili, cioè quella degli anziani autosufficienti che vivono soli a Milano, magari in abitazioni troppo grandi per le loro necessità, e invece quelle di studenti fuori sede che vengono attirati dalle potenzialità e dalla grande offerta universitaria milanese. E non solo universitaria, nel senso che poi Milano è attrattiva anche per altri fattori. Comunque vengono attirati da questo, ma si scontrano con un mercato degli alloggi complesso oltre che costoso. E quindi l'idea era quella di mettere insieme queste due esigenze, fornire un'alternativa più economica e anche con un risvolto più come dire, coinvolgente a livello di conoscenza della città, di rapporto con i residenti, di così, avere dei punti di riferimento in città e appunto un'iniziativa che ormai ha più di 10 anni e come dire, ha molti risvolti positivi sia per gli studenti sia per gli anziani che avviano appunto queste convivenze che spesso durano anche più di un anno e i due, come dire, si fanno compagnia vicenda, si aiutano oltre a, come dire, essere l'uno per l'altro un riferimento che appunto in una città magari grande Che come riscontri avete Milano. per il momento da questo tipo di progetto? No, sono molto positivi, le richieste sono molto numerose, soprattutto da parte degli studenti, ma semplicemente perché ci raggiungono più facilmente. La difficoltà è quella di intercettare gli anziani, però appunto con una comunicazione più diretta che magari va a rompere un po' quella barriera di diffidenza che ci può essere, anche i risvolti sono positivi. Milano è una città comunque accogliente da questo punto di vista e gli anziani non sono così chiusi, insomma, come sembra. Ecco, è un progetto che sfata alcuni miti ed è divertente e interessante, insomma, oltre che utile. Ecco, per la 27ª volta, appunto, dicevamo, avete redatto il vostro osservatorio permanente della qualità della vita a Milano. È interessante anche il sottotitolo che avete dato, un'indagine sui cambiamenti della città di Milano. Esatto. Quindi si vede, è palese anche dai dati, ormai è un cambiamento epocale forse di questa città. Però, insomma, l'osservatorio permanente della qualità della vita andrebbe a dire quindi come si vive a Milano? Si vive, come dire. Il risultato è sempre luci ed ombre, nel senso che appunto magari lo sappiamo noi che ci viviamo, è una città appunto che ha un po' delle contraddizioni, aspetti magari positivi, alcuni aspetti più critici. È un'indagine sui cambiamenti perché il fatto di raccogliere ogni anno gli stessi dati permette di creare una serie storica che effettivamente tracci un po' quelle che sono le tendenze, i cambiamenti della città. Ad esempio, una cosa diciamo più evidente negli ultimi anni è stata ad esempio Expo, che appunto se ne è parlato tanto, ha avuto dei risvolti positivi, poi appunto nel concreto attraverso i dati in effetti emerge Si che capisce qual è questo esatto, beneficio. su Okay. cosa ha Ti chiedo influito. un'informazione sull'indicatore generale che abbiamo visto poco fa, che sembra quasi una specie di voto alla città, quasi, no? Che comunque è in salita. Sì, Cioè, diciamo che il infatti, la trend è cosa positiva. positivo, un piccolo rallentamento sembrerebbe rispetto agli anni precedenti, però insomma, comunque sempre in salita. Come funziona questo indicatore generale? Cioè, basta guardarlo così oppure poi bisogna andare a vedere meglio nello Allora, sì, no, specifico? come dire, il risultato finale è questo indicatore generale, che però è il risultato di queste quattro macro aree, che sono la macro area ambientale, civile, economica e sociale, che a loro volta raccolgono più di 100 indicatori. Quindi, come dire, i grafici finali servono per avere un'immagine, un impatto, come dire, più semplice. Poi, ovviamente, la cosa divertente è andare a guardare anche nelle singole aree, e i singoli dati quanto cambiano e come si modificano di volta in volta, perché poi le aree e l'indicatore finale risentono magari anche di piccole modifiche, quindi che ne so, ci sono alcuni indicatori che pesano parecchio, ad esempio i dati sulla mortalità infantile pesano parecchio sul nostro indicatore, quindi anche dei piccoli cambiamenti da, come dire, a quel livello generano un cambiamento forte, però questi sono stati tutti, come dire, ragionamenti fatti insieme al nostro comitato tecnico che valuta appunto di volta in volta quale peso dare ai singoli fattori.
Ecco, appunto, le quattro macro aree abbiamo visto che, appunto, quasi tutte in salita. Ce n'è solo una che abbiamo notato che è leggermente discesa, che è l'area civile. Cioè, stiamo diventando un popolo incivile. No, l'area... Ok, mi ho commentato un attimo. L'area civile, appunto, comprende, ad esempio, l'area della cultura. Allora, che, sì. Appunto, vanno letti sempre con un po' di cautele. No, no, nel senso che, ovviamente, poi ci sono anche delle semplificazioni, nel senso che noi nell'area civile mettiamo la cultura... aspetta che sto vado a non voglio fare errori, però la civile dov'è? Arrivo anch'io che ce l'ho qua, l'ho aperta. Sì, perché poi dopo sono 14 aree e poi cultura, istruzione e servizi al pubblico. Esatto, ad esempio la cultura, il dato più evidente nell'ultimo anno è stato un forte abbassamento degli indici, ad esempio, di lettura, che quindi, come dire, significa che si vendono meno libri, si vendono meno quotidiani e ci sono meno prestiti. Questo, come dire, fa abbassare il nostro indice, però può anche voler dire, ed è questo un po' il gioco divertente dell'interpretazione, che, come dire, ci sono anche degli strumenti forse oggi che sfuggono a questi dati, quindi tutta la lettura digitale, i quotidiani online, con ebook, esatto, che, non lo possiamo sapere al momento. Come dire, okay. È sicuramente un dato che rappresenta la realtà di oggi. Ovviamente la nostra attenzione è quella poi di osservare la realtà e quindi eventualmente aggiungere degli indicatori o delle nuove informazioni che possano facilitare la lettura del contesto, che non è sempre così semplice. Beh, allora, questo è un tema a te molto caro, quello, esempio, della cultura, Walter, no? Cioè, mi ha parlato spesso e volentieri della mappatura delle attività culturali della periferia, di quella... Ma diciamo, è una delle evidenze, no? Perché poi... è veramente un portafoglio a fisarmonica, dove ci sono dentro tutta una serie di realtà. Noi abbiamo intrecciato il cammino con Meglio Milano, con l'associazione Meglio Milano, come Consulta Periferie Milano, andando alla presentazione di una loro, appunto, rapporto annuale, dove sull'aspetto della cultura c'era una piccola frase poi di commento che diceva: questi qui sono i dati ufficiali, perché sono quelli afferenti ai biglietti venduti, per cui tutto quello che è ufficiale. E poi ci sono tutta una serie di iniziative sul territorio di difficile, diciamo così, documentazione e reperibilità. Allora abbiamo detto: va bene, guardate che noi stiamo esattamente facendo questo tipo di lavoro, cioè andare a documentare tutta quella realtà che non è ufficiale, ma che è ben presente nella città. E quindi con le mappature che abbiamo fatto in questo periodo, anche se ci rendiamo conto che sono sconosciute anche agli addetti ai lavori. Abbiamo recentemente a scuola di periferia, in particolare sul percorso partecipazione o burocrazia, abbiamo fatto un incontro e abbiamo presentato anche in questa occasione un piccolo flash sulle mappature che facciamo. E le persone, vedendo le immagini, dicevano: sì, vabbè, ma queste cose qui poi bisogna farle, come bisogna aggiornarle. E appunto il nostro direttore del Centro Studi Periferie, Giorgio Bacchiega, fa: no, guardate che queste qui sono proprio reali, sono vere queste mappature. Infatti abbiamo potuto verificare poi alcuni casi particolari che ci erano stati evidenziati. Ecco, allora, la documentazione, malgrado siano anni che lo diciamo un po' in tutte le salse, che la stiamo facendo e che c'è, è sconosciuta. Ed è sconosciuta anche la realtà delle periferie, proprio perché queste documentazioni non ci sono. Allora, mettere insieme questi dati è esattamente uno degli obiettivi anche del tavolo Periferie Milano, che raccoglie una serie di realtà piuttosto variegata, che va da chi fa centro studi al mondo dell'università, al mondo dell'associazionismo diciamo organizzato. E proprio mettere insieme queste documentazioni può essere un servizio utile alla città di conoscenza di chi opera e anche di aiuto a chi opera. Tantissimi dati all'interno, appunto, di questa ricerca, appunto, di questo osservatorio. Che cosa viene fuori invece dal punto di vista della mobilità urbana, ad esempio? Sappiamo, insomma, un'evoluzione pazzesca in questi ultimi periodi, bike sharing, car sharing. Esatto. E ti chiedo anche, invece, dal punto di vista più dei dati generali, quanto Expo ha falsato i dati? Ma allora, partiamo più da questa più generale.
Expo, come dire, è andato a, come dire, ha influito su alcuni dati specifici che alcuni appunto ci si era, come dire, erano prevedibili, tipo la presenza negli alberghi. C'è un dato appunto che invece, ad esempio, l'arrivo in aeroporto nel 2015, che non è stato così un exploit rispetto a quanto ci aspettavamo. Probabilmente appunto si è arrivati anche con altri, esatto, anche con altri mezzi. Però detto ciò, ad esempio, nel 2016 gli arrivi negli aeroporti invece è cresciuto molto, quindi probabilmente, come dire, quell'effetto che Expo appunto sperava di come dire, aumentare il potere Attrattività. attrazione, esatto, della città, l'ha mantenuto. In effetti, ad esempio, i dati, La famosa long tail, la coda lunga esatto, ma in funziona. effetti si vede, perché ad esempio negli alberghi la presenza è aumentata molto nel 2015, nel 2016 è un po' calata, ma è rimasta più alta rispetto al 2014, quindi significa che qualche effetto c'è stato. Allo stesso modo sull'utilizzo dei mezzi pubblici, è molto aumentato nel 2015, come ci si aspettava, nel senso che ovviamente più gente c'era, più utilizzava i mezzi, però è rimasta alta. Ciò significa che magari qualcuno, qualche milanese o Già gli stessi qualcuno. cittadini ci hanno imparato a usare i mezzi durante Esatto, Expo, perché può magari era meglio essere. usarli perché c'era Può tanta confusione, e poi ci si è abituato. Beh, essere, insomma, può una essere. bella abitudine. Ma Sì. anche con la nuova metropolitana 5, per esempio, che comincia a essere conosciuta dai residenti, abbiamo avuto recentemente, mi sembra quasi un raddoppio dei passeggeri. No? Può Quindi essere. anche dopo Expo vuol dire che questo tipo di tracciato che non era prima, che No, era infatti sì, sconosciuto, adesso si comincia a sconosciuto. conoscere, quindi aumentano i passeggeri anche in questo senso. E appunto, parlando appunto di mobilità, Sì. di servizi pubblici, di trasporto pubblico, la mobilità in città, come, che foto viene fuori dalla vostra Ma ricerca? allora, anche sulla mobilità, come dire, gli aspetti sono abbastanza positivi già da diversi anni, quindi c'è un utilizzo più massiccio dei mezzi pubblici, ci sono appunto tutte queste nuove forme tipo il bike sharing e car sharing che abbiamo iniziato a monitorare appena state avviate e che registrano sempre dei valori alti e, come dire, con una crescita un po' esponenziale, quindi è positivo. C'è poi il dato, ad esempio, sugli incidenti stradali, che anche quello, come dire, la cosa divertente dell'osservatorio è confrontare magari il dato col 1989-90, e quindi fa vedere un forte miglioramento della condizione, anche degli incidenti sono molto diminuiti, quindi indice che sia, come dire, c'è una maggiore attenzione, ci sono maggiori controlli, Le magari strade sono più anche. sicure, le auto forse sono anche più Esatto, sicure ormai. tutta una serie di considerazioni. Se ad esempio si confronta il dato con l'anno precedente, ad esempio ci può essere che c'è un leggero aumento, una leggera diminuzione. Nel 2016 sono diminuiti, mi sembra, sia gli incidenti che i feriti e anche i morti, mi sembra di ricordare. Quindi, come dire, ad esempio l'altro dato che può essere curioso è che ad esempio sono diminuite le auto per residente. Quindi anche questo è un fenomeno che si può leggere in rapporto con l'utilizzo dei mezzi pubblici. Può essere che, soprattutto dopo la crisi, le auto, come dire, i residenti hanno forse fatto scelte diverse. Piuttosto che acquistare l'auto, utilizzo più spesso i mezzi pubblici e quindi l'auto in alcuni casi non è più così indispensabile, magari in alcuni casi, oppure chi può fa una scelta diversa. C'è ad esempio il dato anche sulle barriere autostradali che invece sono in aumento, quindi sembrerebbe appunto che nella città ci sia un più massiccio utilizzo dei mezzi pubblici e si raggiunga la città appunto tramite l'aeroporto piuttosto che tramite l'autostrada, ma poi all'interno ovviamente ci si muova con i mezzi, come è abbastanza, come dire, evidente anche noi che li utilizziamo, Diciamo è più facile. auspicabile anche, verrebbe Esatto, da dire ogni auspicabile, tanto. esatto. Sì, potrebbe essere interessante anche capire rispetto al nuovo incremento della popolazione di residenti nella città, questi nuovi residenti che tipo di scelta fanno rispetto alla mobilità? Perché c'è anche Sì, c'è questa sarebbe. dinamica, no? Milano non è più statica, era arrivata a 1.700.000 e rotti abitanti negli anni Quanti siamo 70. adesso, Adesso siamo Marte? Tu che li conti un 1.360.000, giorno sul giorno, so. Esatto. qualcosa, Ce l'abbiamo. l'ordine di Metodo di grandezza di questo specializzo. genere, quindi siamo scesi però anche a 1.200.000 e rotti, quindi abbiamo guadagnato all'incirca 150.000 abitanti, che non è poco, 150.000 residenti meglio, Presidente, mi ha preso. che non è poco, e allora questi 150.000 residenti in più
a saldo anche dei decessi, nascite e quant'altro, quindi è un elemento che ha un rilievo significativo come scostamento del dato base per poi associarlo anche all'utilizzo dell'auto. Abbiamo parlato appunto di auto, di muoverci, di mobilità, e ovvio mi sembra a questo punto parlare di inquinamento. Insomma, Sì. è allarme ogni giorno Sì. sentire i nostri colleghi più Sì. esimi di altre cose. Non è da sottovalutare sicuramente No, come no, problema, assolutamente. però insomma ne viene fuori un quadro che. No, infatti, dal nostro osservatorio, che quindi ha dei dati, come dire, registrati anno per anno, quindi sono alcuni degli indicatori che vengono utilizzati per definire l'inquinamento, anche qui, rispetto all'89, come dire, siamo messi molto meglio, nel senso che i valori sono molto più bassi, anche lì probabilmente per fortuna ci sono più controlli, anche le auto, insomma, utilizzano dei meccanismi più salutari. Poi appunto guardando di anno in anno anche qui ci sono dei miglioramenti, dei peggioramenti. In generale appunto l'inquinamento dell'aria mi sembra che appunto migliora sempre, tende sempre a migliorare. Poi ovviamente bisogna tenere conto che ci sono magari degli altri indicatori che come dire che raccontano qualcosa di leggermente diverso. Poi Beh, poi lo scusa. sappiamo, l'inquinamento, insomma, cioè il PM10 è una Sì, cosa sempre degli ultimi anni, esatto. 30 anni fa neanche si sapeva cosa Esatto. fosse, adesso sappiamo che ci sono altri tipi di particelle che vengono appunto 2,5 sparviate, adesso, infatti, quindi insomma, sì, poi comunque appunto nano, bisogna tenere le conto anche. nanoparticelle, quindi insomma, Sì, ovviamente. esatto. Questo appunto poi tra l'altro è un, come dire, è un focus sulla città di Però fammi Milano. sperare, diciamo, nel senso, mi fa No, sperare se sì. dice la città forse che sta capendo da che parte Sì, andare e sta sì. capendo dove andare a sistemare le Alcune cose. proprie criticità e come fare a sistemarle. Giustamente, Walter, dici, bene, adesso che sappiamo dove andare a sistemare le criticità, facciamo un sistema per sistemarle queste criticità, giusto? Ma che sappiamo dove andare, ci sono sempre alcuni dubbi, Ah, ma ok. questo non li poniamo noi, li pone il dibattito pubblico che c'è. Perché andare a fare delle scelte poi concrete, vuol dire, privilegiare alcune cose e scontentarne delle altre. Noi abbiamo fatto proprio alla luce del discorso della mobilità, in particolare della ciclabilità, nel percorso a scuola di periferie sabato un incontro proprio sulla ciclabilità di quartiere. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiamato anche a testimoniare, ad arricchire il dibattito e a dare le loro impressioni alcuni soggetti associativi. Per cui c'era l'Associazione Utenti del Trasporto Pubblico, c'era l'Associazione Cammina Milano e c'era FIAB Ciclobi di Milano. È chiaro che ciascuno di questi dà una sottolineatura particolare rispetto a quella che è la propria convinzione. Allora il tema è esattamente trovare delle scelte che sono innanzitutto comprese, perché non è assolutamente chiaro nella generalità del 1.350.000 residenti a Milano, quali siano gli indicatori che peggiorano l'inquinamento dell'aria. Ognuno ne parla, c'è chi dice il fumo, chi ci dice la benzina, chi ci dice il consumo Le dei gomme, i copertoni. Ci freni. sono tante cose, ma non c'è mai una chiarezza, una sedimentazione. Alla luce di questo, poi chiarendo quali sono gli elementi che contribuiscono all'inquinamento, si può pensare anche come attaccarli, perché altrimenti tutti dicono andiamo in bicicletta, va bene, e chi non Dove va in scendiamo? bicicletta dice vabbè, ma noi come facciamo a fare i trasporti e quant'altro? Allora, infatti. Anche qui si possono trovare delle forme diverse e anche chi produce auto, per esempio, può sicuramente cambiare il metodo di combustione, che non risolve la questione. Ma allora ci vuole proprio un dibattito condiviso, un dibattito approfondito e condiviso e che ha come visione non ieri o domani, ma una prospettiva, Una tenuto prospettiva conto sicura poi. che mente che cambierà la visione della città, perché sarà Tenuto conto che poi bisogna fra anche. 20 anni avremo le macchine a chiamata, avremo il fatto di non avere più neanche il box sotto casa dove tenere la Ecco, macchina tenuto perché sta conto quello che di poi noi quartiere, dobbiamo come. anche coniugare queste visioni di prospettiva, se riusciremo a costruirle, perché normalmente si ritardano i tempi, soprattutto nelle scelte strategiche, e dobbiamo vedere anche poi al Sì, sono quotidiano, perché quell'elemento alla focale a fine le volte. persone vivono oggi. Meglio Milano, cos'altro? Quali altri progetti ha in cantiere in questo Allora, momento?
Sì, noi appunto abbiamo un filone di studi e l'ultimo che abbiamo realizzato è sull'infanzia, quindi erano anche lì una sorta di fotografia della condizione invece degli under 18. L'avevamo fatto in collaborazione con UNICEF e vorremmo appunto riproporlo proprio nella stessa logica come dire, leggere gli stessi dati a distanza di tempo in modo da tenere sott'occhio appunto i fenomeni e eventualmente intervenire dove ci sono delle lacune. Ci sono poi in realtà tanti progetti che stiamo sviluppando, nel senso che sul filone dell'abitare, ad esempio, siamo coinvolti in un partenariato abbastanza ampio che vorrebbe invece lavorare sull'abitare giovanile, quindi non solo gli studenti, ma anche proprio il giovane lavoratore o anche lo stesso giovane milanese che vuole iniziare un percorso di autonomia, ma a Milano fa un po' fatica per tutta una serie di problemi sia legati alla, come dire, ai costi, sia alla mancanza di strumenti adatti e che siano, come dire, che si adattino alle esigenze flessibili dei giovani. Come dire, a livello più periferico ci piacerebbe invece magari intervenire su quelle che sono le aree dei parcheggi di corrispondenza, o meglio dei capolinea delle metropolitane che sono in zone periferiche, che sono un po' il biglietto da visita per chi arriva da fuori e anche appunto il punto di interscambio modale, che quindi facilita chi arriva in macchina e vuole utilizzare il mezzo, e magari a volte scoraggia chi vorrebbe farlo e non riesce perché non trova parcheggio, perché il posto è poco attraente in certi casi. Quindi ci piacerebbe lavorare su lì per valorizzare quegli spazi spesso veramente inutilizzati sia a favore dei pendolari sia a favore del quartiere in realtà. E quindi anche qui, nella logica che diceva prima Walter, di valorizzare delle cose che sono già presenti, mettere in rete le energie e le capacità di chi già comunque fa tante cose positive anche sul territorio proprio. Quindi siamo un po' in Tanti, tanti evoluzione. progetti, nei commenti della diretta potete vedere, abbiamo linkato anche il sito, la pagina Facebook di Emilio Milano, così potete seguire tutte le attività che fate, Grazie. scrivere se avete qualche dubbio, potete, Sì, si può volentieri. trovare anche lo studio, immagino, Sì, credo, sul quindi trovate sito. tutto quello che volete. Invece Walter, Consulta Periferie Milano, siamo in chiusura, che cosa hai in programma nei prossimi giorni, prossime settimane? Ma prossime settimane direi che si conclude il primo step 2018 di A Scuola di Periferie, con un incontro, diciamo, crediamo piuttosto importante sul filone partecipazione o burocrazia, che sarà lunedì 26 febbraio alle ore 18 a Chiama Milano in via Laghetto 2, dove interverrà l'assessore Liparini. Il tema saranno i beni comuni, no? Partecipazione contro burocrazia, punto di domanda. E quindi sarà il tema dei beni comuni, cioè tutta quella serie di beni che sono nella nostra città, che sono parte della nostra città, e il tema è da chi vengono gestiti, chi determina le decisioni per utilizzare una cosa piuttosto che un'altra. Qui si può parlare di tantissime cose, ma poi avremo occasione magari di entrare Di nel entrare ancora merito. nel merito. Quindi la scuola di Certo. periferie continua avanti nella sua prima parte del 2018. Sappiamo poi di una scuola che durerà appunto ancora per un biennio quasi, nell'anno impiegato, giusto Nel dicendo? biennio ci sono 60 appuntamenti, siamo già Benissimo. arrivati a una decina, tra cui anche uno recente sul tema, uno dei temi che stavamo vedendo oggi sulla mobilità, che era proprio sulla ciclabilità di Che so che quartiere. insomma ha riscontrato anche un buon riscontro, successo, ha riacceso il dibattito un po', Ma diciamo, no? diciamo che abbiamo riscontrato una certa Interessa, attenzione, no? E quindi forse. proprio per questo, con tutta una serie di soggetti, riteniamo opportuno riprendere il tema e anche divulgarlo, ma anche individuando delle soluzioni operative Possibile, concrete. diciamo. Abbiamo visto peraltro proprio nell'incontro di sabato che, avendo invitato più realtà, ognuno ha le proprie particolarità. Allora il tema è esattamente quello di: siamo nella medesima città, le specificità di ciascuno devono arricchire il dibattito Arricchire. e le soluzioni, non devono essere quelli che dicono la Divisorie. nostra è la soluzione, guardate che voi state sbagliando tutto, perché poi non funziona in questa maniera qui. Perfetto, Walter. Grazie mille allora per la puntata di oggi. Grazie anche a Monica. Complimenti per il lavoro. Siamo
vedo l'ora di leggere quello del prossimo anno. Stiamo lavorando, curioso, ci stiamo lavorando. Infatti. Poi sarà interessante anche capire magari qualche arricchimento anche. Quanti, con che metodologie e come, insomma, credo sia un lavoro davvero che dura un anno quasi. Sì, no, no, dura un anno, poi tra l'altro per il prossimo anno abbiamo in mente un po' dei cambiamenti, di rinnovamenti, quindi ci stiamo lavorando pesantemente. Vabbè, allora vi seguiremo, grazie mille Walter, noi ci vediamo martedì prossimo. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie a tutti anche voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre oggi pomeriggio, questa sera alle ore 18 con l'informazione di Milano News edizione della sera, e poi Good Morning Milano torna domani alle 12.30 sempre qui in diretta. Grazie mille, arrivederci, a presto.